Ci risiamo ragazzi, Polygon continua a fare del proprio peggio per abbassare la qualità e la reputazione della stampa online americana. Si torna naturalmente a mischiare politica e videogiochi, o meglio si torna a parlare di politica visto che di videogiochi lì dentro è rimasto veramente poco. Attraverso la spigliata e imparzialissima penna di Colin Campbell, la redazione ci presenta un lungo articolo intitolato La tossicità dei videogiocatori maschi, spiegata. Questo pezzo, servendosi di opinioni di cosiddetti esperti, vuole illustrare il fenomeno degli uomini arrabbiati, i troll, razzisti e misogini che militano nel mondo dei videogame. In pratica è l'ennesimo articolo contro i cattivissimi giocatori appartenenti alla categoria di maschio bianco occidentale di destra, odiato dalle grandi menti progressiste di oggi. E che cosa c'è di nuovo in questo articolo? Sostanzialmente niente, ve lo raccontiamo in breve perché uno è troppo lungo, due è meglio risparmiarvi tempo e fatica, tre come al solito non ha un cazzo di senso logico. Dunque, nella premessa, Colin sottolinea di non voler parlare degli insulti subiti da donne e gente di colore sui social e sui giochi multiplayer. No, in questo magnifico trattato si cerca di rispondere ad alcune domande esistenziali sui cosiddetti giocatori tossici. Da dove vengono? Perché stanno lì? E cosa gli permette di rimanerci? Bisogna fare ovviamente un'analisi molto approfondita per capirlo, sicuramente non dipende dal fatto di avere un account su Twitter dove poter esprimere le proprie idee, no, sarebbe troppo ovvio. E allora, ad illuminarci nell'approfondimento, arrivano una serie di esperti, persone che di certo non fanno parte di gruppi di attivismo femminista schierati politicamente. No, in fondo, che senso avrebbe riunire un gruppetto di gente con la stessa identica opinione prevenuta sui videogiocatori per tentare di aprire un dibattito serio? Dovremmo chiederlo a Polygon, ma in fondo va bene così, ci siamo abituati. Sentiamo allora che cosa hanno da dire questi intellettuali altolocati. Dunque, Kate Miltner, che è una illustre laureanda in una facoltà di comunicazione della California meridionale, ritiene che la prevalenza di uomini nell'industria videoludica sia da imputarsi al sistema patriarcale. Gli insulti online hanno lo scopo di ricordare la superiorità del genere maschile su quello femminile. Ovviamente anche Anita Sarkeesian, immensa conoscitrice della storia del gaming, partecipa alla discussione. D'altronde siamo pur sempre su Polygon. Anita, da buon titano intellettuale quale è, accusa l'industria di essersi rivolta principalmente a un pubblico maschile. E forse ha a che vedere con il marketing, vista la percentuale storicamente superiore di videogiocatori rispetto alle videogiocatrici? Secondo Anita però non è questo il caso, si tratta sicuramente di sessismo. Se lo negassimo saremmo etichettati come bulli e bloccati su Twitter, quindi meglio stare zitti e non farglielo notare. Kishonna Gray, assistente professoressa al Dipartimento di Studi di Chicago su donne e generi, pensa che le donne siano state costantemente svalutate all'interno dei videogiochi. Sessualizzazione, rapimenti, stupri e quant'altro sono i principali problemi. Ed è verissimo, succede in Horizon, in Tomb Raider, in The Last of Us, in Hellblade, in Metroid e in tanti altri giochi con donne protagoniste. Ovviamente non osiamo contraddire l'assistente professoressa che di titoli sicuramente ne avrà finiti più di noi e voi messi insieme. Bridget Blodgett, si chiama veramente così e vorrei stringere la mano ai genitori, che è un'altra assistente professoressa, è tutta una roba qua basata sulle assistenti professoresse, non si capisce bene perché. Avranno avuto pochi budget per gli esperti veri. Comunque, sta tizia considera l'industria videoludica un posto per ragazzi creato da ragazzi. Secondo lei, i publisher puntano eccessivamente su un'audience di maschi adolescenti bianchi, tralasciando le minoranze. Poco importa se esiste qualcosa chiamato pubblico target e meritocrazia sul lavoro, con i principali game designer e sviluppatori di fama mondiale appartenenti al genere maschile. È solo un caso, ovviamente.
Cioè, no, è di sicuro un complotto maschilista e noi ci vergogniamo di non averlo notato subito. Quindi, gentilmente, mi serve la suora che faccia shame, 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 ding, ding, ding. Grazie. La quinta opinione illustre viene niente po' di meno che da uno YouTuber esperto, Tom Avella. Tom ci racconta di come si sia sentito oltraggiato da chi ha criticato la Sarkisian e il suo chiaro indirizzo politico per nulla compatibile con il tema videogiochi. I giocatori hanno paura del cambiamento, secondo lui, temono di essere marginalizzati quando un titolo cerca di riflettere le esperienze di gruppi specifici e minoranze. Tipo quando definiscono irrealistica e priva di fondamento storico la protagonista di Assassin's Creed Odyssey, una guerriera spartana di prim'ordine capace di parlare con gli uomini da pari a pari nel 400 a.C., dove le espressioni parità di genere, diritto delle donne e femminismo non esistevano neanche. Sembra logico. Caroline Petit, prominente redattrice transessuale per il sito di Anita Sarkeesian, se la prende con la biologia. Gli uomini non dovrebbero avere esplicite preferenze sessuali verso donne da loro ritenute soltanto sexy. Bisognerebbe piuttosto guardare oltre e ricercare l'interiorità che secondo lei manca del tutto nella cultura del giocatore medio. Di conseguenza, i giochi, per dare il giusto esempio, dovrebbero tagliare i personaggi come Bayonetta, 2B e compagnia. Bella idea, comunichiamola subito a tutte le aziende pubblicitarie, a Hollywood e ai telegiornali per vedere in che modo la prendono. Soraya Shemali, di cui ci sfugge la professione, codifica il sistema occidentale come razzista e sessista. I movimenti contro il sistema patriarcale avrebbero contribuito a destabilizzarci, minacciando l'identità di noi, cattivissimi maschi bianchi. Da qui le reazioni violente su internet da parte dei giocatori, che vengono visti come un gruppo sociale. Qui si parla di identità, si parla di giocatori come gruppo e addirittura di gruppo sociale. E noi che stupidamente pensavamo che i videogiochi fossero soltanto un hobby. Siamo proprio degli idioti. A quanto pare oggi facciamo tutti parte di una casta, tipo politici e banchieri. Buono a sapersi. Gumblodo! La nostra Soraya Chan continua chiedendosi perché i giocatori siano tanto arrabbiati. Si autorisponde perché riesce a fare tutto da sola e dice che è colpa della presenza crescente di donne e neri nelle opere di intrattenimento e nel giornalismo settoriale. Secondo lei questo minaccerebbe le gerarchie e ancora una volta metterebbe in discussione la nostra identità? Quindi in pratica ragazzi non siamo arrabbiati per il milione di articoli anti-giocatore scritti da Polygon, Rock Paper Shotgun, Kotaku, IGN e simili al solo scopo di fomentare polemiche generando clickbait. No, semplicemente noi ci sentiamo minacciati e ce la prendiamo con la streamer tettona di turno la quale non usa il suo corpo per raggiungere il successo. Giammai. I nostri esperti parlano anche di piattaforme online e della loro presunta collusione. Le aziende ignorano e anzi speculano sulla tossicità, dice l'intoccabile Zoe Quinn. La signorina punta il dito contro YouTube perché permetterebbe ai detrattori di dar voce alle proprie opinioni, qualunque esse siano. In pratica, ragazzi, c'è libertà di espressione. Terribile! La Sarkisian poi suggerisce velatamente a Google di censurare, in modo democratico ovviamente, chiunque non la pensi come lei, ma in effetti pensiamo che non ce ne sia davvero bisogno, considerato che lo fa già da lungo tempo. L'articolo di Polygon poi si chiude con altre vaccate sulla destra estrema, sulla discriminazione e con interrogativi retorici a cui solo la scomparsa dei social network e della libertà di parola potrebbe porre rimedio. Anzi, diciamo anche che nemmeno quello avrebbe senso, perché la tossicità online è solo una diretta conseguenza di maleducazione e cattiveria umana che internet si limita a veicolare in modo neutrale. In pratica si sta continuando a combattere contro i mulini a vento. Non vi neghiamo che dopo aver letto quel pippone avevamo un po' tutti qui gli occhi inondati di lacrime, perché non ridevamo così da anni. E la comicità dell'articolo è purtroppo direttamente proporzionale alla seria convinzione da parte di chi lo ha scritto o vi ha contribuito. Uno potrà pensare, anche giustamente, e vabbè, che te ne frega di Polygon, lasciali parlare. E ci piacerebbe.
Non ci riusciamo, sia per la crescita di questo fenomeno idiota del presunto nuovo femminismo, sia del politicamente corretto nell'industria dell'intrattenimento, sia semplicemente per ragioni di etica professionale. Noi qui in redazione NRS Gamers non accetteremo mai posizioni simili a quella dei pagliacci di Polygon e Company. Fin dall'inizio abbiamo desiderato essere dalla parte dei giocatori, a prescindere dal sesso e dalle differenze culturali. Scrivere un articolo apparentemente analitico e riversarci dentro opinioni parzialissime di pseudo-intellettuali, tutti concordi nell'odiare qualcuno senza motivo, è secondo noi vergognoso. Non si sono neanche curati di inserire uno spazio minuscolo di contraddittorio. Questa è la loro filosofia democratica, solo a parole, ovviamente. E il guaio è che, come loro, anche i seguaci si comportano allo stesso modo. Hai un parere diverso e mi dai fastidio? Ti bollo come un bullo sessista e chiedo la tua censura. Niente discussioni civili, soltanto un odio categorico, un qualunquismo e preconcetti. Siamo noi contro di loro, eterosessuali contro omosessuali e trans, uomini contro donne, si divide anziché unire. Complimenti. Tutto proviene da questa campagna politica portata avanti dopo il Gamergate che non accenna a finire e anzi promette di proseguire ancora per molto. Qualunque cosa succeda, la colpa è sempre dei giocatori, non di certo dei giornalisti politicizzati e corrotti che da anni continuano a provocarli. Stranamente poi si parla di molestie virtuali nei confronti delle minoranze, ma mai del contrario. E i casi ci sono però, come ad esempio gli ex impiegati di BioWare e Guild Wars 2, con le loro risposte tossiche e razziste verso la community, o le celebrazioni alla notizia della morte del povero Total Biscuit. Vi ricordate? Di questo non si parla, non sono cose importanti. Gli unici ad avere il diritto di recitare la parte delle vittime sono loro, quelli che con la vera arte dei videogiochi non c'entrano assolutamente nulla, quelli che cercano di plasmarli secondo la propria ipocrita ideologia politica. Nell'era in cui ci si offende per qualsiasi cosa, è più facile scagliarsi contro i videogiochi violenti e sessisti, anziché occuparsi dei veri problemi. Non sia mai che questi eroici attivisti combattano contro cose reali, come la discriminazione e i soprusi che avvengono davvero in Nord Africa e in Medio Oriente. Molto meglio riempire di insulti il Camilla di turno e cercare di insegnargli il game design. Paladini della giustizia, in America li chiamano Social Justice Warriors, buoni solo a sollevare polemiche sterili di cui non frega un cazzo a nessuno, roba da far impallidire perfino il preside PC di South Park. Siamo veramente alla frutta e noi, onestamente, siamo stanchi. La stragrande maggioranza delle cose che dovrebbero addolcire la vita, fra cui film, serie TV, sport e videogiochi, sono contaminati in maniera stupida e vergognosa dalla politica. Quando impareranno che alle persone comuni non frega assolutamente nulla di sessismo e seghe mentali sull'esistenza di altri 5 generi sessuali extra? Alla gente interessa che un prodotto sia valido, stop. Solo i ritardati mentali scelgono di boicottare un'azienda per una pubblicità fraintesa o perché in un gioco sulla Seconda Guerra Mondiale non puoi interpretare una donna. La smettano di cedere alle pressioni di certi individui in malafede e lasciano tutto nelle mani degli sviluppatori come accadeva una volta. La politica rimanga magari in Parlamento. Purtroppo ora come ora le paure superano le speranze, speranze per il futuro dell'industria. Più lasciamo che certa gentaglia prosperi e non si confronti con opinioni serie, più rischiamo di veder scomparire la creatività dai nostri contenuti multimediali preferiti. Le storie audaci, coraggiose, intriganti, ricche di mordente, o anche semplicemente gli elementi crudi, brutali, di richiamo sessuale, non adatti ai deboli di cuore o ai bambini, potrebbero presto scomparire. Con sviluppatori e publisher senza palle, piegati al volere del gruppo Sarkisian, i videogame saranno conditi di finto buonismo, banalità, milioni di censure, politicamente corretto. Non siamo neanche molto lontani a pensarci bene, basta dare un'occhiata alle ultime uscite AAA per rendersene conto. La domanda finale è: vogliamo più The Witcher 3 oppure più Mass Effect Andromeda? Per quanto ci riguarda, nel nostro piccolo, preferiamo la cioccolata piuttosto che la merda, ma a ciascuno il suo.
Ok ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a seguirci dai link qui sotto in descrizione. Su Facebook pubblichiamo news e contenuti multimediali, su Instagram immagini divertenti, giochiamo regolarmente su Twitch e il link è sempre qui sotto. Si sclera e si parla di videogame. Iscrivetevi. Se intanto il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a condividerlo. Se non vi è piaciuto, lasciate un pollice in giù e fateci sapere cosa non vi ha convinto nei commenti. E alla prossima!